Good morning guys, good morning! Vi mancavo, vero? Ma non ci credo nemmeno se me lo dite, se me lo giurate, se me lo scrivete. Buona giornata come al solito, Dani Vivere nuovamente. Sono le 8:15, mi trovo qui in un giardino vicino casa. Stiamo andando con dignità come sempre al lavoro e oggi vi voglio lasciare con un piccolo pensiero. Fine settimana è alle porte, siamo a venerdì, il tempo vola ragazzi, il tempo scorre e noi dobbiamo investire su questo, ok? È molto importante, ma la mia nota, il mio consiglio oggi non è sul tempo, ne abbiamo già parlato. Quello di cui voglio parlare oggi è darsi valore. Noi diamo grande valore agli oggetti, diamo grande valore alla macchina, alla casa, diamo un valore universale, tra virgolette, anche alla carta stampata come le banconote. Oggi lo diamo ai bitcoin, alle criptovalute, lo diamo a tante cose, ma quanto realmente noi ci diamo valore? Bene, certe persone possono dire sì, io mi do valore generalmente, sì, no, io mi sento una persona sicuramente valida. Ecco, però la maggior parte delle persone si dà un valore relativo, io lo chiamo relativo, nel senso che in qualche modo è influenzata dall'esterno e quindi gioca questo ruolo di impersonificarsi dandosi un valore se la persona esterna o se le persone esterne o se la situazione esterna gli dà un feedback positivo, quindi gli dà un apprezzamento, mentre crolla inesorabilmente nel momento in cui le persone all'esterno o la situazione all'esterno gli fa capire che il feedback, quindi che quello che sta facendo è totalmente sbagliato e che sta sbagliando. Molte volte si dice sei stupido, sei in errore. No, non sei stupido, non sei nell'errore, hai fatto un errore, stai facendo lo stupido, è completamente diverso. Questo aiuta a distogliere l'identificazione negativa che abbiamo di noi stessi, ma lo stesso nel positivo, ma in particolare nel negativo. Cerchiamo di non essere, ma di fare, quindi di capire che facciamo a volte, ma soprattutto non facciamoci prendere dalle situazioni esterne, dai giudizi esterni, e non identifichiamoci in essi. Perché ricordatevi, oggi è quasi fine settimana, vi voglio consigliare di pensare alla vostra unicità. Non esiste un altro Luca, sì esiste il nome Luca, ma non esiste questo Luca, come non esiste un altro voi che mi state guardando dall'altra parte dello schermo. Perciò prendetevi questo piccolo intento, questo piccolo sankalpa di non essere presi dall'esterno, di capire quando fate una determinata cosa e apprezzatevi, è la cosa più importante oggi che esista. Io vi saluto, vi do un grande abbraccio, una buona giornata da vivere con una mente nuova e ci vediamo domani per la lezione di yoga alle 10. Namaskar, un abbraccio, vi voglio bene.